Ogni 13 secondi muore qualcuno nel mondo a causa della polmonite. Ogni 18 secondi perdiamo un adulto a causa della polmonite. Ed ogni 47 secondi perdiamo un bambino minore di 5 anni. La polmonite uccide più persone che qualsiasi altra malattia infettiva al mondo. 2,5 milioni soltanto nel 2019. E questa cifra non include le morti per polmonite relazionate al Covid-19. La polmonite è un'infezione polmonare che causa infiammazione polmonare e difficoltà respiratoria. La polmonite può manifestarsi come un'infezione asintomatica, una malattia localizzata relativamente lieve o una malattia sistemica fulminante, con insufficienza respiratoria e disfunzione multiorganica. La polmonite è causata da diversi microorganismi, tra cui i più comuni sono i batteri e i virus respiratori. Il virus sincizziale respiratorio, Streptococcus pneumoniae, Pneumococcus, coronavirus, il virus dell'influenza, rinovirus, metapneumovirus, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus aureus. Tutti questi possono causare la polmonite. La polmonite si può contraddistinguere in base al modo in cui si acquisisce. La forma più comune è la polmonite acquisita nella comunità, quando una persona si ammala al di fuori di un ospedale o in un luogo sanitario. In secondo luogo c'è la polmonite nosocomiale, o acquisita in ospedale, che sviluppa il paziente ospedalizzato. Quest'ultima si associa a un tasso maggiore di mortalità, perché il microorganismo causante è resistente ad antibiotici e quindi è più difficile da trattare. Chiunque può sviluppare la polmonite. Hanno una maggiore propensione le persone con un sistema immunitario debole. Tra queste si contano i bambini minori di 5 anni, gli adulti maggiori di 70 anni, le persone con malattie croniche come il BPCO e diabete e malattie cardiovascolari croniche. In tutte le età, l'inquinamento ambientale è il principale fattore di rischio di mortalità, il quale contribuisce ad un 30% di tutte le morti. Tanto l'inquinamento dell'aria nelle case per la combustione di solidi che si utilizzano per cucinare e di riscaldamenti, quanto l'inquinamento dell'aria esteriore sono i principali rischi. Nei bambini minori di 5 anni, malnutrizione, il basso peso al nascere e la nascita prematura sono anche questi fattori primordiali di morte per polmonite. La polmonite si può rilevare per sintomi come difficoltà respiratoria, dolore al torace, tosse grassa, febbre, sudorazione e brividi, fatica e confusione per di più negli adulti maggiori. La polmonite si può prevenire. La forma più effettiva di prevenire la polmonite è mediante la vaccinazione. Uno di questi due bambini non ha ricevuto il vaccino coniugato contro il pneumococco. Però i vaccini non prevengono tutte le cause della polmonite ed è fondamentale che tutte le persone che presentino i sintomi di polmonite consultino velocemente il medico per essere diagnosticati e poter così ricevere il trattamento con antibiotici ed ossigeno se necessario. Però quasi uno di ogni tre bambini con sintomi di polmonite non ha servizio di salute. La polmonite non colpisce soltanto i polmoni, bensì può anche causare sepsis, sindrome di difficoltà respiratoria, versamento pleurico e complicazioni cardiache, particolarmente nei casi di polmonite pneumococcica. Se non viene trattata, la polmonite può uccidere in 48 ore. Il trattamento anticipato della polmonite può salvare vite. La polmonite è la malattia infettiva che conta il maggior numero di vite nei bambini e negli adulti al mondo, con una cifra di 2,5 milioni, inclusi 672.000 bambini nel 2019. Tutti i paesi si vedono colpiti. Tre quarti delle morti per polmonite succedono in 20 paesi distribuiti in Asia, Africa, nelle Americhe ed Europa. Le morti degli adulti si concentrano in Europa, Asia e le Americhe. Nei bambini le morti per polmonite si concentrano in Africa e Asia. 5 paesi contribuiscono con la metà di tutte le morti di bambini minori di 5 anni: Nigeria, India, Etiopia, Pakistan e Niger.
tu puoi aiutare a educare il mondo riguardo alla polmonite. Condividere questo video nelle tue reti sociali utilizzando hashtag Pneumolite e hashtag EveryBreathCounts. Parla con i tuoi parenti ed affini ed amici sulla polmonite e partecipa nel Giorno Mondiale della Polmonite, in cui si celebra tutti gli anni il 12 novembre. Mentre guardavi questo video, sono morti 15 adulti e 5 bambini a causa della polmonite, ma abbiamo gli strumenti per prevenire la maggior parte di queste morti. Mentre più persone abbiano conoscenza di quel che è la polmonite, maggior sicurezza per tutti. Fermiamo la polmonite, salviamo vite per un mondo migliore, un mondo nuovo. Pneumolite.